Bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete, il Catania come sempre in primo piano, rossoazzurri a riposo oggi dopo il pari casalingo di sabato sera a reti inviolate contro il Lecce. Riprenderà domani pomeriggio la preparazione a Torre del Grifo in vista della prossima sfida contro il Catanzaro. Tifosi delusi per lo 0-0 del Massimino, ma c'è ottimismo all'interno del gruppo e quanto emerge anche dalle interviste che abbiamo realizzato sabato sera nella mix zone dello stadio Angelo Massimino. Sentiremo proprio le voci dei protagonisti al triplice fischio, quindi ci sposteremo in casa Palermo dove c'è stato un nuovo ribaltone. Infatti dopo 3 mesi è tornato il tecnico Beppe Iachini, ma andremo ad ascoltare anche l'ultima intervista rilasciata dall'ormai ex tecnico Giovanni Bosi, che aveva provato a giustificare al triplice fischio la sconfitta casalinga contro il Torino. Infine chiuderemo parlando di scherma e della grande gioia che lo spadista accese Enrico Garozzo ha regalato agli sportivi italiani vincendo la medaglia d'oro nella tappa di Coppa del Mondo a Vancouver, la prima della sua carriera. Questo e altro tra poco dopo la pubblicità. In apertura del nostro telegiornale, come sempre, il Catania, giornata di riposo oggi per i rossoazzurri, reduci dal pari a reti inviolate di sabato sera al Massimino contro il Lecce, un pareggio che ha certamente deluso i tifosi del Catania, ma di cui comunque è soddisfatto il gruppo di Pippo Pancaro, che tornerà appunto al lavoro domani pomeriggio a Torre del Grifo in vista della prossima gara, la sfida esterna contro il Catanzaro. Sentiamo Antonio Costa. Quasi 48 ore dopo il fischio finale del match tra Catania e Lecce, tutto l'ambiente rossazzurro si impegna a capire come leggere il pareggio contro i salentini. In tanti lo valutano come un buon punto in ottica salvezza, ma sono diversi quelli che mugugnano perché il Catania fa fatica a vincere. Certo, il Lecce è una delle squadre più in forma del girone C della Lega Pro, ma per come è costruita la squadra rossazzurra non dovrebbe essere da meno. Di sicuro la componente psicologica continua a pesare tantissimo sul rendimento di molti giocatori e dell'intera squadra, ma è fuori di dubbio che dopo l'inizio scoppiettante delle prime giornate in tanti avevano sperato davvero che si potesse compiere il miracolo di agganciare il treno playoff. C'è paura poi guardando al futuro, perché continuano ad inseguirsi voci poco rassicuranti sul possibile destino della società, anche se in realtà al momento non è affatto semplice capire quello che potrebbe davvero accadere. Di sicuro non c'è nulla di confermato su eventuali dissesti societari o fallimenti imminenti, ma anzi in questo momento resta chiaro solo il mancato coinvolgimento del Catania di Torre del Grifo nell'inchiesta Winjet. Il centro sportivo rossazzurro è sempre un fiore all'occhiello, ma è chiaro che il rischio che possa diventare un fardello economico spaventa non poco. Ad oggi però restano solo timori, almeno fino a prova contraria, ed è giusto continuare a pensare al campo, come avverrà da domani quando si comincerà a preparare il match di domenica sul campo del Catanzaro, che al momento ha il sapore di un vero e proprio scontro salvezza. Come dicevamo, in casa Catania si respira comunque un clima di cauto ottimismo dopo lo 0-0 di sabato sera contro il Lecce, quanto emerge anche dalle parole dello stesso tecnico Pippo Pancaro che abbiamo sentito al triplice fischio nella mix zone dello stadio Angelo Massimino. Ha detto: sono molto contento, abbiamo fatto un'ottima prestazione, questo è un buon punto, lo ascoltiamo. Mister, pareggiare contro il Lecce che sbaglia un rigore nei primi minuti della una delle squadre più in forma del campionato, significa guadagnare un punto salvezza per il Catania? Sì, significa guadagnare un punto salvezza, significa aver fatto una ottima prestazione contro una squadra molto forte, significa aver dato una risposta che chiedevo ai miei ragazzi da un punto di vista caratteriale, perché la squadra ha combattuto, ha giocato, ha creato, abbiamo cercato di vincere la partita e provato a vincere la partita fino al 95esimo, quindi sono contento e mi prendo molto volentieri questo punto, che per noi è un punto d'oro per il nostro obiettivo, che è la salvezza. In tanti si attendevano di vedere Lupoli dal primo minuto, forse non è ancora al 100% della condizione per giocare dall'inizio. Sì, Arturo viene da un periodo di inattività e non è ancora al 100%, però gli manca poco.
No, oggi onestamente insomma, non abbiamo fatto fatica, avevamo di fronte una squadra molto forte, una squadra che veniva da 11 risultati utili, che sta lottando per vincere il campionato e tutto sommato abbiamo, secondo me, subito qualcosa ma creato tanto, soprattutto il primo tempo. Pessina è un ragazzo del 97, è molto giovane, bisogna dargli tempo. Ma tutte e due le squadre sicuramente il primo tempo hanno creato di più, sia noi che loro abbiamo creato di più, il secondo tempo abbiamo creato qualcosina di meno, però onestamente abbiamo provato a vincere, si vede che le difese hanno preso il sopravvento. Sono due grandissimi giocatori, Bombaggi è ancora molto lontano dalla condizione sua ottimale, oggi gli abbiamo chiesto un sacrificio perché siamo purtroppo in emergenza in mezzo al campo, lui è rientrato con la squadra da giovedì, veniva da un infortunio, quindi sono contento. Stesso discorso vale per Lupoli, che ancora non è al 100% della condizione, però anche lui ha dato il suo contributo. No, oggi io sono contento e anzi li ringrazio per quello che hanno fatto per tutta la partita. Per tutta la partita ci hanno incitato, soprattutto le curve, ci hanno spinto, hanno capito il momento di difficoltà, si sono schierati al nostro fianco per raggiungere il nostro obiettivo, poi alla fine ci può anche stare il dispiacere di non aver vinto. È una scelta tecnica, anche perché alcuni hanno bisogno di rifiatare, tra questi c'è Pelagatti e sono molto molto contento della prestazione che ha fatto Alessandro. Assolutamente, mi aspettavo una risposta importante, soprattutto da un punto di vista del carattere e la mia squadra me l'ha dato, ma non avevo alcun dubbio perché questa squadra ha deluso poche volte. È soddisfatto anche il centrocampista rosso-azzurro Francesco Bombaggi per il buon punto in chiave salvezza, ma anche per essersi ritagliato uno spazio in campo. È arrivato questo pareggio contro il Lecce, per te anche questi minuti, questi primi minuti con il Catania, sei più soddisfatto per il punto oppure per te stesso? No, sono contento di entrambe le cose, stiamo sorrentando all'infortunio, quindi devo cercare di trovare la condizione migliore. Penso che abbiamo fatto un'ottima partita oggi, abbiamo giocato ad armi pari contro la terza in classifica, quindi siamo contenti del pareggio, di aver avuto quelle occasioni per poterla vincere, che purtroppo non sono concretizzate, però siamo contenti della partita. Beh, diciamo che c'è un rapporto già che veniva dall'anno scorso, quindi lui mi conosce, conosce le mie caratteristiche. Non sono ancora al top, quindi cercherò di mettermi il prima possibile in sesto. Sto migliorando, diciamo. Sì, uno, vabbè, si allena settimana sperando sempre di avere la possibilità di entrare sia per 5 minuti o un minuto. Comunque sono contento di aver fatto l'esordio in casa qua. Sono contento. La tua posizione? Sì, mi piace giocare da mezzala, poiché sia a destra o a sinistra è indifferente. Ah, il mio obiettivo è salvarci il prima possibile, così da poter, diciamo, con i punti di penalizzazione e tutto, dire potevamo arrivare ai playoff, nel senso questo qua, il nostro sogno è questo qua. Cerchiamo di tirarci subito fuori da questa situazione, così a respirare un po' di ossigeno e stare più tranquilli. Sì, penso al di là della partita dell'Ischia, l'ultima partita abbiamo vinto in casa col Matera, poi abbiamo fatto, diciamo, siamo scivolati un attimino a Ischia, oggi la partita che è stata fatta era una partita giusta, di là del pareggio che poi in casa si cerca sempre di vincere, però giocando contro la terza in classifica, contro una squadra di tutto rispetto, quindi il pareggio ci sta tutto. Questo punto lo vedi più come bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? È stata un'occasione sprecata? No, per carità, non è un'occasione sprecata. Certo, da noi siamo una squadra competitiva, quindi si punta sempre a vincere, però un pareggio contro il Lecce è un risultato di tutto rispetto. C'è rammarico invece nelle parole del difensore del Lecce, Matteo Legittimo, che parla di due punti persi ai nostri microfoni, esprime il rammarico soprattutto per quel rigore sbagliato e che avrebbe potuto cambiare le sorti del match. Ma credo più due punti persi perché eravamo partiti abbastanza bene con l'occasione del rigore, peccato che Moscardelli non sia riuscito a concretizzarlo. Abbiamo avuto un altro paio di occasioni, anche il Catania ci ha messo un po' in difficoltà, però credo che alla fine meritavamo di uscire con i tre punti. In questo caso quale diventa l'obiettivo del Lecce? Sempre quello di vincere il campionato oppure la zona playoff probabilmente più alla portata? Ma credo che mancano ancora tantissime partite, quindi ancora tantissimi punti a disposizione. È chiaro che con questa media punti noi cercheremo di riconfermarci anche domenica, sabato con il Foggia e poi vediamo chi ne ha di più alla fine. Noi cercheremo di stare lì.
Ah, è sempre difficile venire a giocare a Catania su un campo difficile contro un'ottima squadra che sta attraversando un momento difficile, però credo sia mancata un po' di cattiveria sotto porta, peccato per le occasioni, però non possiamo dire nulla ai nostri attaccanti che ci hanno dato una grandissima mano in fase difensiva. Ma è stato anche merito del Catania che i primi 20 minuti del secondo tempo è partito abbastanza bene, noi siamo stati bravi a tenere botte e poi non abbiamo rischiato più nulla. Sì, una partita importante, ma vale 3 punti come tutte le altre. Noi cerchiamo di affrontarla come sempre e cioè speriamo di regalare una gioia ai nostri tifosi. Ma è chiaro che il Catania, dopo la penalizzazione, partito forte il girone d'andata per annullarla subito, poi veniva da una sconfitta a Ischia e cercava di dare una gioia davanti ai loro tifosi. Peccato che credo che sia una grande squadra, adesso stanno attraversando un momento difficile, ma sono sicuro che ne verranno fuori. Ma noi non ci poniamo obiettivi, come ho detto prima, cerchiamo di mantenere questa media punti, poi come arriviamo alla fine, chi ne ha di più, alla fine la spunterà. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Da casa Catania a casa Palermo con il nuovo ribaltone sulla panchina rosonero, dove torna dopo 3 mesi il tecnico Beppe Iachini. Fatale la sconfitta casalinga per 3-1 patita contro il Torino. Ci racconta tutto nel prossimo servizio Daniele Di Frangio. La folle stagione del Palermo continua ad aggiungere un'altra tappa, inaspettata per qualcuno, non per altri. La sconfitta casalinga per 3-1 contro il Torino segna l'ennesimo ribaltone sulla panchina rosanero. Saluta infatti anche Giovanni Bosi e ritorna colui che la stagione l'aveva iniziata, ovvero Beppe Iachini. Una decisione clamorosa visto il modo in cui si erano lasciati presidente e tecnico. Un contatto che c'era stato all'esonero di Ballardini, ma che poi non si è concretizzato per via di vedute diverse sul mercato. Ma la media punti dei vari Ballardini, Schelotto, Tedesco e Bosi è stata inferiore a quella del tecnico marchigiano. Solo 12 punti raccolti in 13 partite contro i 14 in 12 gare conquistati da Iachini. Non solo, Iachini ha sempre dimostrato di avere dalla sua parte sia la squadra che la città. Un esonero, quello di novembre, mai accettato dall'ambiente e deciso come al solito con troppa frenesia dal patron Zamparini. Adesso il tecnico della promozione in A e della strepitosa stagione passata è chiamato a salvare la squadra. Compito non semplicissimo visto il più 4 sulla terz'ultima Frosinone. Servirà grande spirito di sacrificio e compattezza di gruppo, con la città pronta a stringersi attorno alla squadra. Tra le poche note positive della gara col Torino, il ritorno al gol di Alberto Gilardino e l'esordio del giovane portiere ex Primavera Fabrizio Alastra, messosi in luce con interventi importanti. Da verificare invece gli infortuni di Sorrentino e Goldaniga, costretti a lasciare il campo nel primo tempo. E adesso andiamo a sentire proprio l'ultima intervista rilasciata dall'ormai ex tecnico rosanero Giovanni Bosi, che al triplice fischio ha provato a giustificare la sconfitta contro il Torino. Beh, sicuramente non è stata una buona prestazione, eravamo partiti bene. Il gol ci aveva dato un pochino di fiducia dopo una settimana molto particolare. Poi purtroppo abbiamo commesso un'ingenuità che ci ha costato il gol del pareggio sulla ripartenza, sul rigore, e dopo diciamo che loro hanno risolto probabilmente i loro problemi mentali derivati da un periodo non brillante e ci hanno messo in grande difficoltà su cose che sapevamo e che avevamo preparato, ma che non siamo riusciti comunque a controbattere come speravamo, come avevamo fatto nella partita con l'Udinese, che giocava diciamo un modulo simile, però non siamo riusciti a ripetere quel tipo di prestazione che aveva portato una vittoria importante. Fabrizio è un ragazzo che io ho fatto esordire in Primavera, che era un allievo, e oggi l'ho fatto esordire in Serie A e sono soddisfatto di lui, ma non avevo dubbi, perché so che è un ragazzo bravo come qualità tecniche, ma soprattutto con la testa giusta per fare il calciatore. Penso che gli vada dato atto di sostituire un giocatore importante come Stefano, non sia facile, in un momento anche così un po' particolare della partita e anche un po' particolare per tutta la squadra. Quindi sicuramente a lui va fatto un plauso,
però io ci terrei a dire che comunque oggi fino all'ultimo a livello di volontà e di cercare di recuperare la partita tutti quanti hanno cercato veramente di fare il massimo contro una squadra che si è dimostrata oggi più forte, quindi a volte bisogna anche sapere accettare e cercare da questi errori di ripartire. Ecco. Quando si perde si commette degli errori, perché sennò non si perderebbero le partite. Le partite vengono sempre decise dalle situazioni, dagli episodi che sono provocati da errori. E purtroppo oggi siamo stati noi a commetterli, però siamo anche qui, fa parte del lavoro nostro insomma, di cercare che questo non accada di nuovo. E si cercherà con il lavoro di venire fuori da questa brutta partita, perché comunque ancora la classifica ci permette di giocarci con grandi speranze questa salvezza, perché se poi vediamo tutto nero, insomma, adesso ancora siamo lì con altre squadre a lottare con alcune squadre che sono poi messe peggio di noi, quindi non è che bisogna vedere solo negativo, perché altrimenti poi diventa anche difficile ripartire. Chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando della grande gioia che lo spadista accese Enrico Garozzo ha regalato a tutti gli sportivi italiani. Infatti ha conquistato nella tappa di Coppa del Mondo a Vancouver la medaglia d'oro, la prima della sua carriera. Enrico Garozzo regala a tutti gli sportivi italiani una grandissima gioia. Lo spadista accese infatti conquista per la prima volta in carriera la medaglia d'oro nella tappa di Coppa del Mondo a Vancouver. Una vittoria cercata e voluta, fatta di grande sacrificio ed abnegazione, doti che Garozzo ha dimostrato nel tempo di possedere. Una giornata straordinaria conclusasi con lo spadista stremato a terra dopo l'ultima stoccata vincente. Notizia del successo arrivata quando in Italia era notte fonda. Una cavalcata vincente iniziata con il successo nel tabellone dei 64 sullo svizzero Staub prima dell'eliminazione dell'altro elvetico Borski. Ottavi combattuti ma superati contro il francese Borel, netto quello ai quarti contro il russo Anokhin, sconfitto 15-6. Garozzo che cominciava a crederci dopo la semifinale vinta contro il coreano Park. Tesissimo infine l'atto finale col tedesco Boehm, sconfitto per 15-13. Una grande gioia per Garozzo nella prova individuale prima di quella a squadre con i compagni Pizzo, Fichera e Santarelli. Con questo per il momento è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.